La gente ha imparato ad usare le energie per causare danno a qualcun altro. Questo sarà il karma peggiore. Non devi mai abusarne. Alcuni di voi pensano di fare una grande cosa guarendo qualcuno. Se in ogni istante della tua vita hai risolto il puzzle karmico al 90%, per il restante 10% sono qui. Karma significa azione. Ci sono quattro tipi di azione: fisica, mentale, emotiva ed energetica. Di tutte queste cose, l'azione energetica è la più importante, è la più duratura, è la più liberatoria, se la fai nel modo giusto. Se la fai nel modo sbagliato, l'azione energetica inappropriata può avere un impatto molto più forte sulla propria vita delle azioni fisiche inappropriate, delle azioni mentali inappropriate, delle azioni emotive inappropriate. Quindi cosa intendo per azioni energetiche inappropriate? Una cosa è, sfortunatamente ho dovuto assistere ad alcune cose a cui non desideravo assistere. Certe persone che cercavano di usare in modo scorretto una certa flessibilità nell'energia, venuta con certe pratiche yoga o con una certa iniziazione in particolare. Ci sono alcuni furbetti che, quando li inizi, quando tutto è ancora fresco, quando scoppiano di energia, vogliono usarla per qualcos'altro. Vogliono canalizzarla per impressionare i loro vicini, o per ricavarne dei soldi, o per usarla in qualche modo. Ciò che era stato offerto loro per il loro benessere, cercano di farne qualcos'altro. Può succedere. Oppure un esempio migliore sarebbe... Vedi, ci sono molti modi in cui puoi fare un'azione negativa. Una cosa è, diciamo che stavi seduto qui e hai pensato che qualcuno che non ti piace deve morire. O addirittura hai pensato a come ucciderli. Ha un certo impatto su di te. Ad un altro livello hai avuto un pensiero, ma non solo un pensiero, una forte emozione. Ora ha un impatto molto più profondo su di te. Hai agito in base a questo pensiero e a questa emozione e hai effettivamente compiuto l'azione. Allora l'impatto su di te è molto più profondo. Ora capisci che se compi queste azioni ci possono essere conseguenze. Quindi hai trovato un altro modo. Hai trovato qualcuno che farà un certo tipo di azione energetica attraverso la quale la persona che non ti piace morirà. Esiste un'intera scienza così. Un Veda tra i quattro Veda è dedicato a questo. Si chiama Atharvana Veda, dove si tratta di imparare a usare l'energia a tuo vantaggio e a danno degli altri. Hai sentito parole come magia nera, voodoo e Billy Sunyam, e in qualsiasi altro modo lo chiami, dove le persone hanno imparato a usare le energie per causare danno a qualcun altro. Quando cerchi di influenzare energeticamente qualcuno, per qualche tuo vantaggio, ora questo sarà il karma peggiore, perché l'impatto di questo va molto in profondità in te, perché stai impiegando le tue energie per farlo. Questa è la ragione per cui, anche per iniziarti a un processo semplice come Shambhavi, ti chiedo di fare questo passo, di essere una madre per il mondo, così che non lo usi mai male. Veda ognuno come tuo. Perché il potenziamento dell'energia deve giungere con un profondo senso di responsabilità. Il potenziamento dell'energia deve accadere con una dimensione più profonda di inclusione. Senza inclusione, se usi l'energia, questo sarà il peggior karma. Perciò, coloro di voi che si accorgono che nella loro vita stanno accadendo dei cambiamenti drammatici per via delle iniziazioni, dovete fare attenzione.
dovete fare la massima attenzione a non cercare mai di usare questa capacità per trasformare, per fare qualcos'altro. Naturalmente alcuni di voi pensano di fare una grande cosa guarendo qualcuno, intervenendo nella vita di qualcuno in qualche altro modo. No, questo sarà il peggior tipo di karma che compirai, perché una volta che cerchi di usare le tue energie e sei ancora capace di provare rabbia, sei capace di tracciare i confini di ciò che sei tu e di ciò che non sei tu, ciò che è tuo e ciò che non è tuo, quando queste cose sono ancora lì, non dovresti mai e poi mai cercare di fare qualcosa a livello energetico, perché questo sarà il karma più impattante che compirai. Questo è il motivo per cui, anche per iniziarti alla pratica basilare di Shambhavi, devi diventare una madre per il mondo. E questo è anche un modo fantastico per sconfiggere il tuo karma. Se in ogni istante della tua vita vivi con l'emozione inclusiva di essere una madre per il mondo, senza discriminare tra ciò che è tuo e ciò che non è tuo, al momento non puoi fare a meno di discriminare ciò che sei tu e ciò che non sei tu. Ma almeno ciò che è tuo e ciò che non è tuo, se lo elimini, hai risolto il puzzle karmico al 90%. Credimi, al 90% di tutte le dimensioni del karma. Hai risolto il puzzle. Per il restante 10%, sono qui. Ha ha ha.